parliamo di questo intervento dello sgravamento di Cuneo e Cuneo Sud, in cui poi il comparto turistico fa un po' da parassita e sopra si costruisce la strada, ma questo è banalmente. È un progetto antico secondo me, che si collega idealmente con quello che vede Sant'Anna sulla prima volta. Vedete presente che nel piano direttore fatto da Todaro ci fu un altro suggerimento allora come Corte TV di fare proprio nel tratto Sant'Anna, Via Verde e Rosolina un ponte. Quindi sono delle dettagli di circuito di linea. Quindi voglio dire, avete visto l'altro giorno, notizia del 22, che il Ministero ha già stanziato 20 milioni per quanto riguarda i ponti tra Chioggia e Rosolina. Il punto invece triste più di Chioggia è non probabilmente il problema di finanziamento, ma siccome io ero autorità in questo campo, nessuno sa niente io, ma dipende dal consorzio nato che lui ci spiegherà e ci trasferirà le preoccupazioni, che sono preoccupazioni legate in primis al mondo dell'agricoltura ovviamente e nella seconda battuta al mondo del turismo. Prego. Benissimo, grazie. Non è un discorso che voi siete di parassiti, forse è stata una delle poche volte che delle associazioni si mettono insieme per fare delle cose intelligenti. Spendiamo dei soldi per l'agricoltura, li possiamo spendere comunque anche per il turismo, perfetto. Questa è stata una cosa secondo me 10-15 anni fa che avete fatto esattamente. Questa cosa noi la ereditiamo come amministrazione, perché è una cosa che nasce nel 99 come problema, nel 2009 portiamo a casa il finanziamento. Pensate che gli altri consorzi vicini a noi, detta Po, che portano a casa solo quest'anno il finanziamento per lo sgravamento sull'Adige, sul piano dell'invaso. Bon. Siamo qui adesso, giustamente ci siamo fatti dei ricorsi perché in uno Stato di diritto come l'Italia, che tutti hanno dei diritti, qualcuno ha fatto dei ricorsi, sono andati in tutti i gradi di giudizio possibile e hanno perso. Benissimo. Adesso però bisogna partire, nel 2017 l'agricoltura di Stato a fine 2017 ci dice che si può partire, si appalta, c'è la gara d'appalto, benissimo. Giugno 2018, disciplinare applicativo, chi paga cosa? Questo è un finanziamento dove ci sono 3 milioni del comune di Chioggia, 3 milioni della regione Veneto, 1 milione più o meno per il giudizio delle acque, 13 milioni del Ministero delle Politiche Agricole. Ci siamo divisi i compiti, adesso i compiti, il pallino ce l'ha in mano secondo noi il comune di Chioggia. Perché? Perché è partita la procedura di esproprio a novembre 2018 e dovrebbe essere stata conclusa non prima di marzo o aprile 2019, siamo ad agosto e non abbiamo nessuna notizia. Questo per noi è un problema. Nei normali rapporti che comunque noi abbiamo con il Ministero, perché in questo momento noi siamo concessionari del Ministero per 13 milioni, il Ministero ci chiede come siamo messi là, cosa state facendo. Prima dicevamo guardate c'è ancora le corse in piedi, non possiamo muoverci, cosa possiamo fare? E lì il Ministero stava zitto. Adesso ci dice dovete fare lavoro, perché comunque noi vi abbiamo dato 13 milioni, se no andiamo da un'altra parte, perché i fondi che fanno ancora così hanno una scadenza, un'opera così che sulle carte c'è scritto che dovrebbe essere terminata in 660 giorni, 2 anni e mezzo, 3 anni al massimo. Siamo partiti nel 2009, nella migliore delle ipotesi nel 2012 dovrebbe essere finito tutto, nella peggiore delle ipotesi siamo ancora qua. I fondi sono carenti, noi li stiamo tenendo in piedi dicendo cosa sta succedendo, però adesso ci troviamo in difficoltà perché non abbiamo avuto risposte dirette, per le vie brevi. E non ci hanno detto niente, abbiamo chiesto ufficialmente un appuntamento al sindaco un mese fa, 20 giorni fa, e non ci ha detto niente. La settimana scorsa ci hanno promesso la segreteria del sindaco un appuntamento per mercoledì prossimo alle 10 da confermare questa settimana, siamo a lunedì pomeriggio, non ho ancora confermato niente, ero degli impegni forse, adesso, a questo punto adesso il sindaco per un altro impegno magari, no? Certo. E va bene, comunque siamo sempre a disposizione H24, il problema è questo, non sappiamo cosa fare in questo momento, stiamo cercando di muoverci nelle migliori ipotesi per portare a casa il finanziamento, non possiamo permetterci di perdere il finanziamento per nessun motivo, assolutamente. E per gli agricoltori 20.000 ettari, per voi, perché ho capito che è molto importante anche per voi, a questo punto non so come muovermi. Sì, chiaramente noi vediamo, facciamo un ragionamento chiaramente agricoltura in primis, come ho detto prima,
però per noi che lavoriamo e collaboriamo con il Delta del Po, avere un unicum, no? Lì di Ferrarese insegnano, in cui tu parli da Chioggia, Isola Verde, Giolina, cioè, è una cosa meravigliosa, in cui fai una strada, tra l'altro, con lo sbarramento di Tume Salini, poi nasce come un percorso ciclopedonale, nasce come anche una via per traccio delle macchine, vuol dire, sono quelle combinazioni che sono irripetibili e irrinunciabili. C'è state delle resistenze da parte di alcuni operatori in passato che vedevano in qualche maniera lesi i loro diritti, giustamente o non giustamente hanno fatto i loro ricorsi, sono stati soccombenti, non c'è un motivo per cui questa cosa deve essere fatta, ovvero a mio c'è la strategia contraria di avere un'amministrazione che è la quinta colonna, che ne so, di Esolo piuttosto che di Ferrara. Non mi ero qualche dubbio, perché se il problema per noi di queste stati bisogna rispondere, per me è una divagazione. Ogni anno è un tormentone estivo, no? Una volta era, che ne so, andavamo alla playa, quest'anno il tormentone è stato caccia chi compra dalla giusia. Quindi tutta l'azione amministrativa comunale è stata coinvolgente solo per quanto riguarda la caccia di chi compra in maniera abusiva. Però di vista queste cose che sono fondamentali. Una cosa come questa, che ripeto irripetibile, il sindaco o amministrazione non è che è arrabbiata, non c'è, deve dare disponibilità immediata, ma la disponibilità, oltre all'appuntamento, se mi permetti, è capire che tutto sono gli espropri. Questo è poco fondamentale, altrimenti come parliamo di... Quindi la preoccupazione che è vostra, ma credetemi, è più nostra, noi da sempre ci crediamo in questo. Oggi tu hai questo punto, se non è che sta facendo i lavori, io ci passo in bicicletta della Risa Verde, non sono credente, quindi mi segno con la mano sinistra quando passo di qua, sperando mai che un camion mi prenda, punto. Quindi non c'è una giustificazione. Però detto questo, non voglio essere uno sfogo, abbiamo la presenza tra l'altro di presenti albergatori, di cose che sono poi il mondo del turismo nella loro interezza. Giuseppe Palo, esperienza di consigliere comunale, quindi questa cosa l'ha vissuta in prima persona, poi insomma, ha un ruolo molto importante, perché il mercato di Chioggia, che diventa sempre più giovino, quindi avrà un'espansione, no? Di un certo livello, e questo intervento si trovava nell'assoluto di gestire una realtà produttiva che poi languirà perché con il sale, no? Però Giuseppe, non voglio portare via settori di argomenti che sono, siete molto più preparati di me. Ecco, noi siamo vicini in questa situazione, ma non per un fatto che ci uniamo bene, per un'opportunità reciproca. Su questa cosa qua non c'è, quindi al di là della colorazione dell'amministrazione, che non ci tange, è per un fatto di... Da 20 anni parliamo di questa cosa, basta. Per noi allora io mandai una lettera proprio al Presidente, sì. 3 luglio 2017, per dire, ma mi pare che vi sia qualcosa che... Di lentezza, attenzione però, perché a livello regionale si parlava di una grande progettazione, no? Con quasi 120, 130, 200, 300 milioni per la salvaguardia idrica del territorio veneto. Qua ho detto, i soldi ci sono, perché c'erano, no? Perché non si fa quest'opera? Ho fatto 2 comunicati stampa e i giornali l'hanno scritto, luglio e agosto, ed è stata fatta una commissione consiliare. Non si è nato niente, se non la polemica del fatto che chi aveva spronato perché ci fosse non si sta neanche invitato, e neanche l'assessora all'agricoltura Patrizia Trapella allora. Ricordo questo perché il comune di Chioggia era ben conscio, perché io avevo coinvolto l'assessore Trapella e anche la consigliera regionale di 5 Stelle, la Erika Baldini. Su questi fatti, e negli uffici del mercato sono venuti più di una volta a parlare, a dire, io gli dicevo, dovete agire, perché 2 anni prima del 2017, nel 2015, Giuseppe Casson, allora sindaco, mi aveva coinvolto, per questo mi sento anche doppiamente coinvolto. Niente colori politici, il problema è oggettivo, si sono sentiti e poi alla fine questi soldi sono rimasti a disposizione. 2015, 2017 lanciato l'allarme, 2019 il Presidente dice siamo molto a rischio. Cosa doveva fare l'amministrazione comunale? Gli espropri? Bisognerebbe capire, faccio io una domanda per i giornalisti, che tipo di espropri sono interessati. Perché alla fine io potrei fare anche una provocazione. Se il tutto è iniziato per salvaguardare i 22.000 ettari dell'area agricola che va fino ai Colli, no? Che si faccia lo sbarramento.
cioè se non ci sono e se ci sono ritardi per fare questo benedetto ponte che serve per il turismo, che almeno si avvii il processo di sbarramento. Cioè i soldi del Ministero non sono i soldi del Ministero delle Infrastrutture, come quelli destinati oggi al consorzio di bonifica, ma questi sono soldi dell'agricoltura, del Ministero dell'Agricoltura. Quindi lo sbarramento deve essere fatto.